perché ti sei fermata? Potremmo andare per quel sentiero? Ma abbiamo già deciso la strada più veloce. Ma c'è sempre il tempo per cambiare idea. E cosa vorresti dire, scusa? Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. Sì, Virgilio, ma non è che per caso ci siamo persi, eh? Ma diciamo che per vie alternative, forse... sì, ci siamo persi. Ma com'è possibile? Ok, ok, non avevamo una bussola e non c'erano le indicazioni, però... Non hai notato nulla di strano mentre venivamo qui? E cosa avrei dovuto notare, scusa? Via che ci addentravamo nella foresta, gli alberi sono diventati sempre più fitti e così abbiamo perso il sentiero, non è colpa mia. Poi, non ti preoccupare. Ok, preoccupati. Ecco, 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 senti. Senti dei rumori, gli animali stanno arrivando a mangiarci. Ma perché? Perché? Mi fido ancora di te, perché? Ma la vuoi piantare? Piuttosto guarda, si sta facendo sera. Vediamo cosa fare. Dormiremo qui, non abbiamo alternative. Dobbiamo solo trovare una radura. Andiamo. Oh no, il mio sacco a pelo. Andiamo. Belle. Ah sì, pensa che ognuna di esse emette una quantità enorme di luce e potrebbero essere il sole di un altro pianeta, proprio come il nostro. Eppure il cielo è nero. I fisici lo chiamano il paradosso di Olbers. Ah sì, ne ho sentito parlare. E le stelle sono come gli alberi di oggi. Più noi ci avviciniamo, più diventano fitte. Però scusa, ma dove sta il paradosso? Voglio dire, gli alberi in un bosco diventano via via sempre più fitti, ma sono molto vicini e quindi è ovvio che io continui a vederli. Invece nel cielo le stelle sono molto distanti, perché le distanze sono enormi, quindi è ovvio che veda solo le più vicine a me. È qui che ti sbagli. Vedi, il telescopio più potente al mondo, lo Space Telescope, che riesce ad indagare ogni parte del cielo, anche le più profonde, in realtà vede il cielo nero. E tu cosa ne pensi? La mia idea è proprio come quella di Olbers. Ma questo è un paradosso! Dunque, modello cosmologico che esiste tutt'oggi considera fondamentalmente quattro ipotesi. E queste quattro ipotesi sono: un universo infinitamente esteso. 2. L'universo esiste da sempre, perché dovrebbe esistere un certo istante di tempo in cui è nato l'universo? Assumiamo inoltre che quello che c'è in una determinata porzione di universo esiste anche in un'altra porzione di universo, quindi quello che facciamo adesso è un'ipotesi di omogeneità dell'universo. L'universo è omogeneo. E infine possiamo dire sicuramente che il nostro universo è statico, è fermo, perché non dovrebbe essere così? Queste sono le ipotesi su cui ho basato i miei conti. Adesso vi farò vedere quello che ho trovato, che è sconcertante. Consideriamo dunque un osservatorio terrestre. E cerchiamo di considerare tutte le stelle che distano a distanza R da noi. In realtà quello che dobbiamo assumere è considerare tutte le stelle che esistono in un guscio sferico, cioè tra due valori di R, una porzione di cielo compreso fra R e R più dx. In altre parole, stiamo considerando un guscio sferico di spessore dx
in modo tale che quindi questo raggio sia R più X. Ok, consideriamo quindi una stella all'interno di questa porzione di cielo e supponiamo che essa abbia una certa luminosità che chiamiamo L. Ora, visto che la luce della stella viaggia in tutte le direzioni e quindi una parte della sua luce raggiungerà anche noi osservatori terrestri, l'intensità sarà data da L diviso per 4 pi greco R quadro. Perché la luminosità si equidistribuisce su tutta la superficie considerata, quindi su tutta questa sfera di raggio R, L diviso 4 pi greco R quadro. Questo vale per una singola stella. Ora, è chiaro che se avessi più stelle all'interno di questo guscio, l'intensità che ci raggiunge sarà quindi la somma di queste intensità provenienti da tutte le stelline. Quindi la vera domanda adesso è: quante sono le stelle comprese in questa regione di cielo? Ebbene, supponiamo quindi che l'universo sia omogeneo, come vi avevo detto precedentemente, e quindi supponiamo che esista n fissata uguale in tutto l'universo, perché l'universo è omogeneo, che è il numero di stelle al metro cubo. Questo vuol dire che il numero di stelle che ci sarà in questo guscio sferico, che chiameremo ns, sarà questo numero, questa densità di stelle, moltiplicate per il volume del guscio, quindi per volume del guscio sferico, che non è nient'altro che quindi n per, il volume si può vedere come l'area della sfera moltiplicata per lo spessore, quindi 4 pi greco r quadro moltiplicata per dx, ricordando che dx è lo spessore. Possiamo quindi concludere che l'intensità I che ci raggiunge sulla Terra sarà semplicemente data da che cosa? L fratto 4 pi greco r quadro moltiplicato per il numero di stelle, quindi ns quadro. Quanto fa questo numero? Basta sostituire, avremo n 4 pi greco r quadro per dx diviso 4 pi greco r quadro, ovviamente per L. E come si può osservare, queste due quantità si semplificano, il che vuol dire che l'intensità totale che ci raggiunge di tutte le stelle comprese in questo guscio sferico è dato da n per dx per L. E ora la vera domanda: se l'universo è infinito, quanti saranno gli spessori dx che ricoprono tutto l'universo? Saranno infiniti. Il che vuol dire che se sommo su tutti i dx possibili, l'intensità che raggiunge il pianeta Terra deve essere infinita. In altre parole, si potrebbe anche vedere l'intensità totale come l'integrale tra 0 più infinito di n per L in dx. E questa quantità che quanto fa? Sarà n per L, che è una costante, quindi n per L per x tra 0 e più infinito, e questo è proprio più infinito. Che cosa vuol dire questo? Ma vuol dire che ho trovato un paradosso, perché secondo questa formula dovrei trovare che la luminosità che arriva sulla Terra è infinita, cosa che non si verifica sperimentalmente, perché di notte il cielo è buio. Quindi qual è il succo del discorso? Keine schwarzen Himmel! Sì, però non hai tenuto conto che per Olbers l'universo è infinito, esiste da tempo infinito ed è isotropo, sì, insomma, che le stelle sono distribuite in modo uniforme nello spazio. Questo è vero, però ci sono moltissime ipotesi per risolvere questo paradosso.
E se fosse perché le stelle non sono distribuite in modo omogeneo? Questo potrebbe anche essere vero, però vedi, le galassie sono presenti un po' ovunque. E se invece fosse perché le nubi scure assorbono la luce? Anche questo non può essere vero, perché, vedi, andrebbe contro i principi della termodinamica che ci dicono che se un gas assorbe energia, deve prima o poi riemetterla. Ad esempio, se si pensa che il nostro universo sia finito, allora il discorso dei gusci infiniti e sferici non avrebbe senso. Ma i fisici sono convinti che le stelle abbiano una vita limitata, e quindi molte possono estinguersi prima che la loro luce giunga fino a noi. Giustissimo, ma vedi, anche in questo caso andremo contro la termodinamica. Non pensavo che un paradosso portasse tanto. Nemmeno io. Vabbè, dai, andiamo a letto. Ormai è tardi. Buonanotte. Il paradosso di Olbers ad oggi non è più accreditato. Infatti, il modello cosmologico attualmente più accreditato prevede l'esistenza di un Big Bang che elimina di netto i due presupposti che portano al paradosso. Sappiamo che l'universo non è infinitamente antico, ha più di 13 miliardi di anni e non contiene un numero infinito di stelle. 370.000 anni dopo il Big Bang, l'universo attraversò una fase chiamata fase di ricombinazione. Si cominciarono a formare i primi atomi di idrogeno, a causa dei quali gli elettroni erano continuamente assorbiti e riemessi. L'universo appariva opaco ed incredibilmente luminoso. Era paragonabile alla superficie del Sole. Poi si espanse, si raffreddò e tornò ad essere trasparente. Avrete sentito dire che osservando più lontano investighiamo tempi sempre più antichi. Ma allora dovremmo riuscire a tornare indietro fino a vedere un bagliore originato all'epoca della fase di ricombinazione. Tuttavia, guardando il cielo di notte, lo vediamo completamente buio. Grazie al modello del Big Bang sappiamo che l'universo si sta espandendo. Conseguentemente, se osserviamo oggetti che si stanno allontanando da noi, la luce che ci arriva da questi subisce un fenomeno detto spostamento verso il rosso, red shift. Ora consideriamo dei corpi posti sulla superficie chiusa. Se l'universo fosse stazionario, l'uomo percepirebbe la luce di questi corpi di un determinato colore. In realtà, però, esso si espande, quindi, pur emettendo questi corpi nel proprio sistema, la luce di quel determinato colore ai nostri occhi giungerà una tonalità sempre più tendente verso il rosso, poiché essi perdono gradualmente energia. Più l'espansione è veloce, minore l'energia emessa. La luce che giunge a noi dalla fase di ricombinazione, però, ha subito uno spostamento tale da essere andata oltre al rosso, oltre all'infrarosso, fino alle microonde. Infatti, se si punta un radiotelescopio verso il cielo, si osserva una debole luminescenza a microonde provenire da ogni punto. Questa radiazione cosmica di fondo è il residuo del bagliore della fase di ricombinazione. Di conseguenza, il cielo notturno è luminoso, ma l'occhio umano non è in grado di percepirlo, avendo una visione limitata dalle frequenze dello spettro elettromagnetico. Ecco dimostrato perché il paradosso di Olbers, ad oggi, non è più valido. Buongiorno! Buongiorno! Sai, ti sembrerà impossibile, ma ho sognato una soluzione. Anch'io! No, allora, praticamente